ritrovati ad una nuova edizione del TG di Cron TV, maxi operazione della Guardia di Finanza di Cremona. Questa mattina sono state arrestate quattro persone per associazione a delinquere finalizzata alle truffe online, frode fiscale, bancarotta fraudolenta e riciclaggio. Sono stati inoltre sequestrati beni per 1,5 milioni di euro. Le indagini hanno portato alla luce un sodalizio criminale che attraverso siti di vendite online è riuscito a truffare migliaia di ignari clienti. Le attività ancora in corso vedono impegnate oltre 150 componenti della finanza nelle province di Torino, Brescia, Milano, Piacenza, Genova, Mantova, Parma e Verona. Cremona tra le città più calde d'Italia e con un futuro sempre più hot. Sentiamo. Cremona è una delle città più calde d'Italia, non solo, ma lo sarà sempre di più, tanto che nel 2068 per quasi 3 mesi all'anno le temperature supereranno costantemente i 32 gradi. A svelarlo è un'analisi del Climate Impact Lab, un gruppo di scienziati del clima, economisti e analisti di dati dell'Università di Chicago e dell'Università di Berkeley in California. Da questi studi emerge chiaramente che nel 1988 nella nostra città si superavano i 32 gradi solo per 33 giorni l'anno. Nel 2018 questa cifra è salita a quota 55 giorni, mentre nel 2068 le proiezioni ci porteranno ad 80 giorni torridi, un dato che ci fa schizzare al 7° posto tra le città più calde della nostra nazione e che nel 2068 ci assesterà addirittura al 6°, con Cremona caldo record a Caserta, Parma, Foggia, Frosinone, Modena e Cagliari. Le proiezioni, e questo è un altro dato interessante, si fondano sulle promesse di riduzione delle emissioni di gas serra che sono state sottoscritte con l'accordo di Parigi, quindi dando per scontato che il nuovo protocollo verrà rispettato. Auguri. Sport Management non si arrende, ricorre al Consiglio di Stato sull'ormai annosa questione della gestione della piscina comunale tra la stessa società e il Comune di Cremona in servizio. Senza sosta e senza esclusione di colpi il confronto tra Comune di Cremona e Sport Management sulla vicenda riguardante la gestione della piscina comunale. La società veronese, dopo la sconfitta al TAR, ha presentato ora ricorso addirittura al Consiglio di Stato e questo dovrebbe essere quasi certamente l'ultimo passaggio, considerando che la decisione del massimo organo della magistratura sarà sentenza definitiva. Resta una battaglia legale iniziata quando il Comune ha deciso di risolvere il contratto che avrebbe dovuto legarlo a Sport Management fino al 30 settembre 2042. A spingere l'amministrazione alla rescissione le tante segnalazioni degli utenti corredate da foto e video arrivate in comune per lamentare le condizioni igienico-sanitarie degli impianti non ritenuti assolutamente idonei. Ma Sport Management non ha reagito passivamente. Due ricorsi al TAR di Brescia, uno riguardante la revoca, l'altro l'apertura della manifestazione di interesse alla ricerca di un nuovo gestore. Ma il TAR ha deliberato a favore del Comune di Cremona su entrambi i fronti e da lì il ricorso al Consiglio di Stato. Intanto entro il 22 luglio dovranno pervenire anche le offerte economiche degli aspiranti nuovi gestori, da cui ne verrà scelto uno provvisorio che resterà al momento in carica un anno, aspettando che si possa mettere sulla questione la parola fine. Nel processo a carico di 6 presunti jihadisti, la Corte d'Assise di Bolzano ha condannato il mullah Krekar a 12 anni di carcere. Secondo l'accusa, Krekar, che attualmente è a piede libero in Norvegia, sarebbe stato il capo spirituale della cellula jihadista Ratwi Saks, smantellata nell'autunno 2015 a seguito dell'indagine dei ROS di Trento. L'accusa aveva chiesto 10 anni per Krekar, condannati anche gli altri 5 imputati. Un alpinista di 64 anni è morto precipitando per circa 450 metri lungo la via normale francese di ascesa al Monte Bianco. L'uomo, un pediatra di 64 anni di Bourg-en-Bresse in Francia, è scivolato mentre percorreva il couloir du Goutet, noto per i diversi incidenti che si verificano ogni anno a causa di passaggi delicati della caduta di frane e slavine. Precedeva in discesa insieme a 3 amici e non era legato. L'incidente è avvenuto domenica 14 luglio intorno alle 17. Sul posto è intervenuto in elicottero il peloton dei gendarmerie d'Haute Montagne di Chamonix. Venerdì scorso era morto anche un alpinista italiano, Giovanni Mantero, vigile del fuoco di 44 anni di Genova, precipitando dal Mont Maudit, sempre nel massiccio del Monte Bianco. Il compagno di scalata, Bruno Canepa, 54 anni, suo collega, era rimasto ferito. È
È salito a 1.093 il numero dei morti, compresi 106 civili e 5.752 quello dei feriti, tra i quali 294 civili, dall'inizio degli scontri a Tripoli, lo ha reso noto su Twitter l'Organizzazione Mondiale della Sanità in Libia, sottolineando che sono oltre 100.000 gli sfollati e che l'OMS sta addestrando i medici libici a rispondere alle esigenze di salute fisica e mentale dei feriti e degli sfollati. Una scossa di terremoto sottomarina ad una profondità di 91 chilometri è stata registrata in Indonesia. Secondo quanto rilevato dal US Geological Survey, la magnitudo è stata del 5,7. Un tempio indù nell'isola di Bali avrebbe riportato alcuni danni, così come alcune case a Banjiwangi. Non è stato diramato però alcun allarme tsunami. Niente da fare per i due azzurri impegnati nella 10 km in acque libere ai mondiali di nuoto di Gwangju in Corea del Sud. Gregorio Paltrinieri ha chiuso al sesto posto questa notte, mentre Mario Stanzullo solo nono. Piazzamenti che consentono comunque ai due italiani di qualificarsi per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L'oro è andato al tedesco Florian Welbruck davanti al francese Marc-Antoine Olivier, argento, e al connazionale Robin Mayfield, bronzo. L'ex capitano della Seleção, campione del mondo 2002, Cafu, è stato travolto da debiti milionari. Recentemente avrebbe perso cinque proprietà su decisione di un tribunale brasiliano, lo rende noto il quotidiano Folha de São Paulo. La mancata copertura di prestiti e debiti creata da Capipenta International Player, una società di procuratori sportivi di atleti che appartiene al 49enne ex giocatore, a sua moglie Regina, avrebbe inoltre provocato il pignoramento di altre 15 proprietà della coppia. È un mio problema personale. Posso dare i miei mobili, la mia macchina, la mia casa, posso dare quello che voglio per pagare i debiti, ha detto l'ex terzino destro di Roma e Milan, scelto come ambasciatore del Brasile ai prossimi mondiali del 2022 in Qatar. Questa per noi era l'ultima notizia, ma ci torna come sempre domani alle 13:30. A tutti voi un buon proseguimento di giornata, arrivederci.